ospite a casa di amici, questa meravigliosa casa in cima a una collina in un paesino a fianco alla chiesa. Sentite in sottofondo i battiti della campana che ci ha svegliato stamattina con 65 battiti, li ho contati perché da prima pensavo che fosse l'ora perché suona i battiti ogni ora, poi mi sono resa conto che a meno che non fossi finita in un film di fantascienza, quei 65 battiti erano quelli che chiamavano i fedeli a raccolta per la messa. E sospetto che anche questi siano i battiti per la chiamata alle armi perché ne ha fatto ben più di 9:46, sono le 9:46 adesso, quindi penso che sia la chiamata alle armi per chiamare i fedeli a raccolta. Ho iniziato a registrare questi 3 minuti grezzi e contemporaneamente hanno iniziato a battere anche i rintocchi della campana. Ora non sono a casa, quindi non ho il mio studio di registrazione a disposizione. Ogni volta che sto fuori devo un po' arrangiarmi nei vari passaggi di registrazione, pubblicazione, eccetera. Quindi non ho calcolato che la campana avrebbe continuato a suonare per tutti e 3 minuti che io registro questo audio. Speravo che avrebbe smesso dopo, che ne so, una decina. Ecco, stanno diventando più deboli, o è la mia impressione, stanno affievolendosi. Quindi ci deve essere tutta una tecnica che permette di fare il suono forte, squillante, poi piano piano a sfumare, perché dubito che ci sia una cosa elettrica, elettronica per fare il suono più forte e più debole. Allora, prima che la campana mi investisse completamente con i suoi 100.000 rintocchi, volevo parlare della bellezza di vivere in un posto a fianco a una chiesa antica, dove effettivamente ci sono i tocchi all'ora, al quarto, alla mezza e ai 3/4. Qua fanno solo l'ora piena e poi la chiamata alla messa, quindi mancano quei piccoli rintocchi che ti dicono: ah, sono e un quarto, ah, sono e mezza, che invece sento quando sono da mia mamma, perché la chiesa di Santa Croce, che è proprio di rimpetto, fa i tocchi moderati, molto molto riconoscibili, moderati, che però sono un problema quando registri da casa. Passo e chiudo.